Ciao a tutti e ben ritrovati al Canto della Giraffa. Eccoli qua, guardateli, i quattro album dell'ultimo comeback giapponese degli Stray Kids, All In. Ho preso tutti e quattro gli album e adesso andiamo subito a fare l'unboxing. Ma prima di tutto volevo mostrarvi che i quattro album, se presi tutti insieme, arrivavano con questa. Guardate qua, la scatola, dentro cui si possono inserire tutti gli album. Guardate che carina. Sul retro ci sono le foto di tutti. E ovviamente la si monta, è proprio facile facile, perché basta fare letteralmente questo gesto, questo movimento, e la scatola, cioè si prende forma da sola in pratica. Guardate che carina. Non è bellissimo il contenitore per tutti gli album. Ma mettiamola da parte. Iniziamo subito a fare l'unboxing. Allora, abbiamo la versione del CD normale con solo ed esclusivamente il CD. Poi abbiamo la versione A che contiene CD e DVD. Ovviamente le pagine del photobook differiscono da ogni versione e le foto in sé. Questo contiene 32 pagine di photobook. Il making movie, il DVD contiene il making movie e il music video. E questa era la versione A. Poi abbiamo la versione B. Eccola qua. Questo DVD, anche questo è comunque CD e DVD, come potete ben vedere, ma questo DVD contiene la versione giapponese di God's Menu e Top. Ovviamente le pagine del photobook di tipo B, quindi le foto differiscono. E poi come ultimo abbiamo la versione C che non contiene il DVD, ma contiene, come dire, un piccolo photobook in più chiamato Zin. Infatti abbiamo il CD e poi il book, 20 pagine di photobook e poi abbiamo questo secondo photobook, che lo chiamerei così, che viene nominato Zin. Con un messaggio scritto a mano da parte di ogni membro. E via, andiamo. Allora, iniziamo subito col CD normale, che è il più semplice e il più veloce. Questi li mettiamo da parte. Eccolo qua. Questo è come si presenta l'album, fronte e retro. Andiamo subito ad aprirlo. Il CD. Ah, e ogni album dovrebbe contenere anche una photocard, perciò, come al solito, la metto un attimo da parte. Prima la cerco, poi la metto da parte, perché non voglio spoilerarmela. Ah, ok, intanto, questi sono due serial code number per partecipare a un online event che ovviamente è specifico solo per il Giappone. Ho intenzione di fare l'application per vedere cosa vinco, soprattutto se vinco e poi cosa vinco, però intanto per ora mettiamoli qua. E questi serial code number con il QR code sono contenuti in ogni album, perciò adesso stiamo a vedere. Allora, eccola qua, trovata subito, mettiamola da parte, non la voglio vedere, via da parte. Ok. Andiamo e apriamo il photobook, il mini photobook, che però immagino che questo infatti parte subito con le lyric, come possiamo ben vedere. Il CD di solito è molto semplice, non contiene le foto specifiche in sé, non come quelli almeno che hanno anche il DVD all'interno. Infatti è solo lyric book questo, oserei dire, neanche photobook. Infatti è già finito, mettiamolo subito da parte. Veloce, veloce e indolore. Il CD di solito è sempre quello più semplice da manovrare. Tutto il resto invece oserei dire di no. Vediamo subito la card allora, la photocard. 3, 2, 1. Guardate che carino. Abbiamo trovato Anna. Fronte e retro. Wow! Sì, che bless. Ok, perfetto. Iniziamo già subito benissimo. Allora, intanto rimettiamo dentro il serial code, così no, almeno non li perdo.
anche perché se voglio fare l'application per vincere l'online event mi servono. Questo lo chiudiamo qua e questo lo lasciamo qua davanti. Ok, proseguiamo. La versione A, CD e DVD, andiamo subito ad aprire. La plastica la mettiamo per terra che tanto non ci interessa. Eccolo qua. A me fa riderissimo, soprattutto le Stray Chips e il fatto che abbiano i soldi di cioccolata. Fronte e retro. Eccolo qua. Che cosa sta uscendo dall'album? Aspettate. Ecco. E andiamo. Ok. Ok. Cioè, guardate come sono pro i giapponesi, che ti dicono anche come poter, come riuscire a tirare fuori l'album che sta sotto il primo. Allora, questo sarebbe il CD, quello sotto è il DVD. Jacket Shooting Making Movie, All In Music Video Making Movie. Comunque sì, c'è il fogliettino che ti spiega come poter tirar fuori l'album, che sta, il CD che sta sotto. Scusate, i giapponesi sono pro da questo punto di vista. Eccolo qua. Allora, ok. Allora, ho trovato subito la photocard, mettiamola via, che non la voglio vedere, via, ok. Anche questo album contiene il 2 serial code number, quindi per ora anche questi mettiamoli da parte e andiamo subito a sfogliare l'album. Wow! Wow! Ok, iniziamo subito benissimo. Ah, ok, allora. Questo album si apre subito con le lyric delle canzoni. Quindi direi che ovviamente non è che ci interessino. Oh, wow, ok, eccoci. Iniziamo subito benissimo. Wow! Gianni con questo look pare essere il proprietario del casino brutto. Lino. Wow. Sì, però questa cosa qua fa riderissima. Cioè, pare si stia fumando il sigaro, ma in realtà che cos'è? Una sneaker? Jiangmin. Paiono tutti dei mafiosi brutti. Yunjin con questi capelli lunghi ci sta facendo del male a tutti. Han. Felix. Ma cosa sono questi ciuffi verdini? Ma guardatelo. Cos'è, un uccello quello che ha sulla guancia? È un uccello quello che ha sulla guancia. Sto malissimo. Andiamo avanti. Seungmin in the building. Guardate che Stray Chips che ritornano. E IN. No, ma guardate che carini gli sticker. C'è scritto love. Oh, cute. Cute, cute, cute. E la pagina finale. Wow. Ok, e abbiamo già finito i photobook, sono piccolini insomma, sono photobook cortini. Ora, li mettiamo dentro i serial code number che ricordiamo mi serviranno. E adesso ti andiamo a tirare fuori la photocard. Siamo pronti. Ho paura. 3, 2, 1. Felix! Oh, che bless! Oh wow, guardate! Che bless!
retro. Oh, no, non credevo di essere blessata subito così da Felix. Ok, perfetto. Oh wow, andiamo avanti. Andiamo avanti. Album della versione B. Questo DVD, ricordiamolo, contiene il music video e il making movie di God's Menu e Top, ovviamente entrambe le canzoni nella versione giapponese. Andiamo. Plastica a terra. Questo è come si presenta l'album. Fronte e retro. Andiamo subito. Ok. Anche qua abbiamo le spiegazioni. Non si sa mai che la gente non capisce. CD e DVD. Il CD pare sempre essere oro, il DVD argentato invece. Beh, ci piace. Le spiegazioni le rimettiamo dentro pure queste. Ora, vediamo di tirare fuori la photocard prima, che l'ho già trovata. Per fortuna, era pancia in giù. Ok. QR code, come al solito, li mettiamo via e iniziamo. Prima pagina. Ok, anche qua si apre subito con l'IRIC, quindi saltiamo, evitiamo, tutto questo facciamo anche senza. E andiamo. Oh, cavolo! Wow! Wow! No, ma in bianco e nero, ma mi state prendendo in giro. Vabbè, vabbè, saltiamo avanti. Non voglio soffermarmi a parlare di Banchan perché se apro bocca dico solo bestemmie. Lino, nel dubbio. Ma guardatelo com'è bello. Wow. Changbin. Ah, ok. Allora, questo photobook pare essere sempre pagina di sinistra, bianco e nero, pagina di destra, colorata, a colori. Ma anche prima, cioè, la pagina in bianco e nero tutti guardano nella fotocamera in pratica. Ok, mentre quella di destra a colori, no, non tutti. Ok, va bene. Wow. Oh, Madonna, Hyunjin. Oh. Signore, dammi la forza. Han. Wow. Adesso non abbiamo ancora aperto il quarto. Ok, non ero assolutamente pronta. Guardate qua. Wow. Wow. Accidenti, anche Sunmin. Vabbè, andiamo avanti. Finiamola con questa tortura. E ultima pagina. Comunque, questo per ora, questa versione B è una delle più belle per me. Adesso non abbiamo ancora visto la quarta versione. Vabbè, il CD non lo contiamo perché non ha il photobook all'interno. Però questa versione B per ora le sta vincendo tutte. Adesso andiamo a vedere la card. Oh, ok, allora, la photocard della versione B pare essere tipo Polaroid, come potete ben vedere. Siamo pronti? No! No! Oh mio Dio, oh mio Dio. No, ma cos'è questo bless? Cioè, guardate lì.
Io non lo so che cosa ho fatto in questa vita per meritarmi due volte la photocard di Felix. Perfetto, ok, mettiamola da parte in castigo. E adesso andiamo ad aprire l'ultima versione. Ho paura di chi troverò dentro a questo punto. Ah, giusto, non ve l'ho fatto vedere. Eccola qua. La versione C, ricordiamo, è quella che contiene il CD e due photobook. Ah, firmo camera Shashin o Special Zin. Ah, ok, allora uno è il photobook e l'altro è tipo sì, una sorta di secondo photobook che contiene dei film camera fatti dai membri. Le foto sono state fatte dai membri stessi agli altri membri. Ok, perfetto. Andiamo subito ad aprire. Ok. Questo è come si presenta l'album. E retro. E andiamo. Ecco, infatti i photobook all'interno sono due. Ok, qua abbiamo solo il CD, infatti. Eccolo qua. Ora, prima di tutto andiamo con il photobook normale, vediamo di tirare fuori. QR code, ok. E quindi la fotocard dove è finita? La fotocard forse non c'è qua dentro? O c'è? Abbiamo perso la fotocard? Ok. Oh, no, fermi, fermi tutti. Ecco, mettiamola da parte pure questa. Ok, iniziamo. Iniziamo dal photobook normale, poi andiamo allo Zin. Ok, anche questo si apre con le Lyric Book, quindi non ci interessa. Eccolo qua. Ok, allora in questo photobook pare esserci una foto per ogni membro. Ok, allora iniziamo bene. Mangiamo qui. Lino. Changmin. Hyunjin. Han e Felix. E poi abbiamo Seokmin e Ayeon. E il photobook si conclude così, ovviamente, perché avendo lo Zin, questo photobook è tipo molto più corto. Mettiamo via come al solito i QR code e quelli ci penserò poi dopo. Ora, adesso andiamo a sfogliare lo Zin. Foto by Bang Chan. Ok, perfetto. Guardate che carino, che bel collage. Pare uno di quei collage brutti. Foto by Lino, ok. Questo zine pare essere fatto come uno di quei collage brutti dei primi anni 2000. Guardate però che carino. Foto by Changbin. Ok. Oh, carini. Perderei su delle ore qua dentro. Foto by Hyunjin. Ma che cosa carina questa idea dello Sin! Cioè, veramente. Foto by Han. Ma che cosa carina. Wow. Foto by Felix. No, ma che cosa. No, cioè questo zine è veramente la cosa più carina di sempre. Foto by Seungmin.
Photo by Ian. Wow, cuorini tutti quanti così. Ma la giacca di Banchan si illumina al buio? Seccata rinfrangente. E queste sono le foto di tutti quanti in generale, penso siano foto in più. Holla, holla, cosa vuol dire holla? Ah, ok, questa è l'ultima pagina con i messaggi scritti a mano da parte di tutti i membri. Wow. Ma guardate com'è carina la loro scrittura in giapponese! La mia scrittura in giapponese è molto più brutta in realtà. Cioè, io i kanji, gli ideogrammi non li scrivo mica così bene, sapevatelo. Io li scrivo proprio brutti, come se fossi ormai nativa, giapponese nativa, che li scrivono malissimo pure loro. Guardate che cosa carina! Ok, abbiamo finito lo sin. Mo' carini. Ok, adesso andiamo a tirar fuori la photocard che sta qui. Siamo pronti. Ah, comunque, anche questa pare essere fatta a... film. Perfetto. Ma che cosa carina. 3, 2, 1. Oh! Ma che bless! Cioè, quindi io ho due Anne e due Felix. Wow! Ma che cosa carina! A Polaroid. Quindi sono due photocard normali e due Polaroid. Ok, perfetto. Ma che cosa carina! Oh mio Dio, mi sento così blessata! Ma guardate qui! Wow! Wow! Ok, allora, se dovessi consigliarvi quale prendere, di sicuro vi direi o la B, perché le foto dentro la B sono proprio tanto belle, oppure la versione C, perché lo zin presente in più è proprio carino, quindi o la B o la C vi consiglierei. Il CD è normalissimo, se volete solo la photocard, allora, se vi interessa solo la photocard, allora prendete il CD, che comunque è quello più economico, contenendo solo il CD normale. Tutti gli altri in realtà costano un pochettino di più. In realtà, ovviamente, prendendoli tutti e quattro insieme facevano lo sconto, per questo io ho deciso di prenderli tutti e quattro insieme. E poi vi ricordo che mi hanno dato la scatolina. Però sì, allora, wow! Allora, la versione B e la versione C hanno le photocard versione Polaroid. La versione con il CD normale e la versione A hanno le photocard normali. E vi ripeto, io vi consiglio a pieni voti o la B o la C. La B perché le foto presenti nel photobook della B sono veramente molto belle, fatte bene, metà in bianco e nero, metà colorate, ricordiamolo. La versione C ve lo consiglio se volete qualcosa di più soft, perché c'è il zin, che è veramente carino, con le foto fatte dai membri e i messaggi scritti a mano. Vi lascio poi i link in descrizione dove poterli comprare, visto che ovviamente penso che molti li prenderanno dall'estero, oppure se volete ve li posso anche tipo comprare io, visto che abito qua in Giappone, poi ve li spedisco. Però sì, wow, allora io sono veramente molto soddisfatta di tutto questo, ho bless assurdi, guardateli qua, che cosa, cioè io sono solo che blessata e felice di tutto questo. Detto questo, questa è l'unboxing, vi rifaccio vedere anche la scatola perché merita, guardate la scatola com'è carina, dove ci metterò gli album e poi questi andranno sulla mia scaffalatura. Detto questo, questo era l'unboxing, se vi è piaciuto ricordate di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo unboxing, vi voglio bene, un bacione, ciao!